Fermento Cucina e Bistrò. Loro sono giovanissimi e ci stanno per raccontare un po' di storia, di come è nato Fermento Cucina e Bistrò, soprattutto dove potete trovarlo. Intanto io do il benvenuto a Fausto Melillo e a Silvia Galletti. Benvenuti. Buonasera. Ciao. Allora, carissimi, siete giovanissimi, quindi quando nasce Fermento Cucina e Bistrò? Allora, Fermento nasce circa 4 anni fa, quindi nel 2013. Nasce da un progetto giovane, infatti siamo io e Fausto, siamo tutti e due giovani, quindi under 30, e quindi abbiamo continuato su questo filo. Da noi sono tutti giovani, i ragazzi sono tutti giovani, hanno tutti voglia di fare. E il nome Fermento Cucina e Bistrò, fermento perché appunto, vabbè, a parte proprio la fermentazione, lo dice proprio la parola, e poi perché il fermento è una cosa, diciamo, una sorta da un'idea di movimento, un continuo movimento, continua evoluzione. Esatto. C'è sempre qualcosa da fare da noi. Esatto, questo perché appunto noi siamo aperti tutti i giorni, quindi dal lunedì alla domenica, dalle 7:30 del mattino alle 1:30 della notte. Quindi per qualsiasi fascia oraria noi siamo lì disponibili e vi aspettiamo. Com'è questo bistrò? Anni 70, ossia, si possono trovare? Che tipi di oggettistica magari che riconducono a quell'epoca? Beh, diciamo che noi... Nell'arredamento, diciamo così. Nell'arredamento sicuramente. Da noi trovate tavolini intersecati in parquet. Quindi sono dei tavolini stupendi. Trovate tavolini... per architetti, ora non mi sfugge il nome, come si chiamano i tavolini, diciamo... dei bei tavolini particolari. Esatto, tecnigrafi. Bravissimo. Vedi, lui è il supporto, no. Se lo ricorda, lui è venuto apposta. Allora, diciamo anche che innanzitutto che la cosa importante è che siete aperti tutto il giorno, quindi a partire dalla colazione. Esattamente, a partire dalla colazione, poi facciamo il pranzo, la merenda, l'aperitivo, la cena, il dopo cena, quindi tutto, potete veramente... venire, siamo sempre aperti, non chiudiamo mai, quindi potete sempre mangiare, sempre sorseggiare un cocktail, potete prendere una merenda, un caffè, ciò che volete da noi. Per quanto riguarda l'aperitivo invece, che tipo di aperitivo fate? Allora, noi facciamo un aperitivo, diciamo, che si basa soprattutto, noi sponsorizziamo molti cocktail perché noi abbiamo un barman che è veramente bravissimo. E lui studia, è un barman professionale, quindi usa un sacco di distillati e di mixology. Tipi. È un mixology, sì, è molto bravo, quindi noi andiamo sempre sulla qualità. E questo si riscontra anche sulla nostra cucina, perché appunto, come ti dicevo prima, noi c'è una tradizione creativa, infatti noi facciamo una cucina tradizionale che diventa creativa, creatività, quindi parte della tradizione romana, che però, diciamo, ci mette un po' di estro dentro. E ci piace, ci stai facendo venire voglia di venire da voi, da Fermento Cucina e Bistrò. Intanto chiediamo qualcosa a Fausto, se no lo teniamo lì e dice, voi non ho detto niente, invece lo facciamo parlare. Allora Fausto, innanzitutto sono 3 anni ormai, che 4 anni quasi. 4 anni. Ok, quindi il tuo ruolo, a parte gestire... È un continuo. Siamo lì, ovviamente non è solo la gestione, perché poi siamo i primi anche a stare sul pezzo, no? Andare ai tavoli, parlare con i clienti, e prendere le comande. Non siamo lì fermi a guardare, insomma, non ci diamo da fare tutto il giorno. Quella è la cosa importante, perché magari è facile gestire, se c'è il gestore che sta sempre dietro la cassa, fa solo quello, invece poi c'è chi se ne occupa, diciamo, a 360 gradi. Non siamo proprietari fantasmi, siamo lì presenti, ogni volta che venite ci trovate sempre, o me o lei, siamo sempre lì. H24. Quindi se voi andate lì loro ci sono sempre. Carissimi Fausto e Silvia, lasciamo un po' di contatti in modo che i nostri ascoltatori possano venire a trovarvi e magari anche venire a conoscere Fermento Cucina e Bistrò direttamente dalla pagina Facebook. Esattamente, la nostra pagina Facebook è Fermento Cucina e Bistrò. Ci trovate in via Cicerone 61, quindi angolo Piazza Cola di Rienzo, in Prati, centralissimi. Il nostro contatto per prenotare, mi raccomando, prenotate, è 06 3265 1956. Ok, c'è anche la pagina, il sito internet? Sì, esattamente, www.fermentoroma.it. Oh, che meraviglia. Allora si trovano in Piazza Cola di Rienzo, all'angolo via Cicerone 61, lo ricordiamo, Fermento Cucina e Bistrò. Io saluto Fausto Melillo e Silvia Galletti, li ringrazio per essere stati qui con noi. Grazie a te. Grazie. Veniamo a trovare noi di Bynet Roma.